utilizzando questo attrezzo e non solo utilizzando, non utilizzandolo da solo, diciamo, ma con l'ausilio di creme che sono state concepite proprio per essere utilizzate post trattamento, quindi devono avere delle caratteristiche specifiche. Possiamo andare appunto a trattare ancora meglio le rughe, ancora meglio le macchie e le cicatrici post acne. E poi non solo, anche l'acne in fase, non in fase, diciamo, infiammatoria, ma la fase successiva. E niente, vi faccio vedere appunto come io mi sono già detersa al viso. Il peeling l'ho fatto l'altro giorno, ma di solito il, come posso dire, il protocollo di lavoro dice che bisogna fare detersione, io l'ho già fatta, peeling e dermaroller. Appunto, in commercio ci sono tanti tipi di dermaroller. Mi raccomando, non comprate così purché sia, ma bisogna che facciate una consulenza con la vostra estetista e che vi faccia appunto un protocollo di lavoro a seconda dell'inestetismo e che ci sia il dermaroller giusto. Perché ci sono dermaroller domiciliari e dermaroller invece che può utilizzare l'estetista e via dicendo. Iniziamo. Allora, chiaramente, adesso farò uno starnuto, la pelle si arrosserà. Facciamo in diverse direzioni. Già solo facendo così noi andiamo a stimolare quelle che sono quelle cellule adibite alla nostra elasticità e il nostro tono della pelle. La cosa incredibile di questo dermaroller è proprio il risultato che dà. Già negli Stati Uniti sono diversi anni, non si fa solo che parlare di questo. Il primo corso che ho fatto di microneedling, per quanto mi riguarda, è stato nel 2008. E adesso anche in Italia comincia a avere il suo successo per i forti risultati che dà. Appunto, dicevo, già facendo questa azione meccanica noi andiamo a fare proprio una stimolazione per produrre più collagene e elastina e le rughe proprio diminuiscono notevolmente già dalle prime sedute. Chiaramente questo è un dermaroller, come dicevo, domiciliare per appunto mantenere quello che è il risultato del trattamento e va fatto una volta a settimana. In più, con l'ausilio di creme, a seconda appunto dell'inestetismo, noi riusciamo ad andare a fare un bellissimo lavoro. Ad esempio, io ho trattato le macchie e poi comunque, anche se non ho moltissime rughe, io vado a prevenire e a togliere anche quelle poche rughette che ho. È indolore, pizzica un pochettino, ma è una cosa fattibilissima. Chiaramente la stagione indicata per fare questa cosa non è certo quella estiva, perché non tutte come me escono, non escono di casa se non hanno la 50 di protezione e un fondotinta che contenga protezione. Quindi questa cosa va fatta solo esclusivamente d'inverno, oppure se una persona è veramente ligia come sono io, si può fare sul labbro, per
perché anche qui abbiamo appunto le rughettine di espressione per i fumatori. Va benissimo per anche la pelle impura, i punti neri. Dopo questo trattamento, oltre a mettermi il siero specifico, io in questo caso oggi metterò due sieri, uno all'acido ialuronico e uno acido macchie, appunto perché comunque io ho una pelle che, ahimè, nonostante mi metta la protezione, sempre mi macchio. E quindi qua ancora una macchiettina e bisogna che la lavori bene bene. Appena si esce un pochino più di sole, nonostante tutte le mie protezioni, un pochino qualcosa esce. Ecco, quindi siamo andati a stimolare bene bene quello che è il nostro fibroblasto e soprattutto andare a fare queste micro forellini sulla pelle, si innesca un meccanismo di riparazione, quindi collagene, elastina, cioè proprio il viso avrà un toccasano immediato. Volendo io posso farmi una bella mascherina lenitiva dopo questo trattamento, che me la faccio perché comunque è giusto andare a lenire perché un po' divento rossa. E con questo bel strumento riusciamo ad ottenere la pelle senza rughe, senza macchie, togliere le cicatrici post acne per sempre. I pori dilatati, chiaramente sempre con l'ausilio di una crema proprio, ripeto, costruita per questo tipo di trattamento, i protocolli di lavoro giusti, perché non è che si possa fare così senza un protocollo di lavoro, noi otteniamo una pelle meravigliosa. Questa rughetta qui. Naso labiali, queste qui in mezzo, devo farmi anche le sopracciglia. Ecco fatto. Dopodiché va lavato e disinfettato, dura un anno il dermaroller. Mi metto il mio acido ialuronico, quasi finito. Ormai. Insieme al mio acido ialuronico mi metto il mio acido macchie, che è, no, è qui. Dopo mi faccio la mascherina e dopo la mascherina comunque anche se sto in casa, mi metto la mia protezione perché comunque i raggi entrano ugualmente. Una volta tamponato bene, creando questi microcanali e subito dopo andandoci a mettere un acido ialuronico a basso peso molecolare e molto acido ialuronico all'interno del nostro siero, non all'ultimo posto dell'INCI, ma in cima alla lista degli ingredienti. L'acido ialuronico ha questi canali e attraverso questi canali riesce a arrivare al derma. E quindi mettiamo un altro po' di acido macchie. Questo oltre a fare una stimolazione meccanica, subito dopo ci mettiamo il nostro siero e il nostro effetto, non tanto effetto, il nostro risultato sarà 10 volte superiore a un anno di crema. Ecco fatto. Vediamo se mi esce ancora un po' di acido. Ecco.
po' di acido ialuronico, mi metto ancora un po' di acido ialuronico, bene, nelle parti più che necessitano di più. Tampono bene, poi io sono pronta per farmi una mascherina. Bene, questo è la nostra arma di bellezza che ci dà dei risultati meravigliosi. Bene, vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Non mi devo mettere la maschera. Ciao!